Però non vorrei soltanto parlare dell'allegria e della simpatia di Sergio, perché questo lo sanno tutti, chi l'ha conosciuto lo sa. Io vorrei parlare dell'intelligenza di Sergio, perché Sergio era secondo me una persona intelligentissima e soprattutto un uomo non in malafede. Ecco, cioè era una cosa rarissima insomma, incontrare un regista non in malafede, una persona che aveva fatto secondo me una scelta precisa nella vita e la diceva e la professava con onestà, quindi era una persona intelligentissima, allegra, che non sempre le due cose sono unite. Molto e spirito. Amava molto la vita. Ecco. E amava molto anche gli altri. Amava molto la vita, amava molto il suo lavoro, amava molto gli attori e io sono stata molto addolorata insomma per la sua perdita. Ovviamente. E che ruolo ha in Donne Armate? Io sono Nadia in Donne Armate. Nadia è una detenuta evasa, una terrorista evasa, però il film non parla di terrorismo. Mm-hmm. Sono una detenuta evasa ed è un ruolo strano, la prima volta che mi sono trovata a fare una cosa così, è un film d'azione, dunque un thrilling, e sono una specie di Humphrey Bogart. Addirittura? Sì, sono una donna che fugge, che spara contro la legge naturalmente, perché c'è una poliziotta che è la protagonista, che spara e ha le armi, maneggia le armi per la legge, dunque. E una è? Contro la legge, una è Cristina Marsiac, che è la poliziotta, e Nadia sono io, non so che succede. Sì. Ecco, volevo dire, ecco, stiamo vedendo una breve ispezione del film. Sì. Possiamo parlare o non? Sento infatti che non. Ecco. Dove siete? E qui sono in un museo d'arte moderna. Uh-huh. E appunto incontro Donald Pleasant che è uno dei protagonisti del film, è l'unico attore inglese, straniero che fa parte del film. Lina Sastri ha al suo attivo anche un album che si intitola Maruzzella. Sì, si intitola Maruzzella. Ecco, ci sono canzoni nostalgiche, canzoni allegre. C'è Maruzzella che indubbiamente è una canzone allegra, una canzone degli anni 50 di Carosone, la conosciamo tutti, e gli arrangiamenti però sono un po' diversi da come li ricordiamo, infatti Maruzzella è un mambo. Mm. E poi ci sono tutte canzoni classiche, tradizionali napoletane, dai Turi, Vasà, Santa Lucia, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto dei concerti in giro per l'Italia, sono soddisfatta molto bene. Dell'accoglienza di Lina sì, Sastri, molto, cantante. Molto contenta, una cosa nuova per me, ma sono stata molto felice. Benissimo. Allora, il personaggio è maschile, è un uomo. Sì. Ecco fatto, vai Nino con il primo se fosse. Allora, se fosse un uccello. Oddio. Hai capito? Se fosse un uccello. No, non è voluto, eh. Si è scritto qui. E io siccome. Se volevi inquadrarti, se fosse un uccello. Ci dovrebbe essere un uccello grande, grosso e simpatico. Ah, sì. No. Uccello grosso e simpatico. Pappagallone. Pappagallone, sì, o forse uno che fa una risata. Chi è che fa una risata? Quale uccello fa una risata? Uno struzzo. Lo struzzo. No, perché quello è veloce. Ma teniamoci sul pappagallone. Un pappagallone, sì. Colorato. Sì. Salvatore? Se fosse un colore. Se fosse un colore. Giallo e anche qualche altro. Insomma, molti colori vivaci. Giallo. Gli darei un giallo, sì. Gli darei il giallo è quello che predomina. Il sì, penso di sì. Il giallo. Se fosse una parte del corpo? Se fosse una parte del corpo. Una parte del corpo. E beh, sarebbe... Pensate a quello che ho detto io. No. Beh, forse sarebbe la pancia. Ecco, perché no? La pancia, certo, hai ragione, bravissima. Beatrice, se fosse una frutta secca. Una frutta secca. Un fico ripieno. Ripieno di quelli buonissimi, pieni, buono. Che si mangiano a Natale. Buono. Nadia. Pesante, ecco, pesante. Se fosse una materia scolastica. Oddio, una materia scolastica. Una materia scolastica? Una materia? Non la religione. No, che potrebbe l'intervallo, essere? L'intervallo, direi. L'intervallo. Sì, l'intervallo. L'intervallo. Lui è un intervallo. Insomma, sì. Dai, è un intermezzo, è un passaggio. Sì. È il momento della merenda, del divertimento. Momento. Allora, cominciamo con la prima telefonata. Chi risponde? Tu. Io. Dai, sì. Pronto, buongiorno. No. Ma perché continua a suonare quando alziamo il microfono? Sì. Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno Raffaella, sono Anna Maria. Anna Maria, ha risposto Lina Sastri. Ciao Lina. Ciao, ciao. Va? Allora. Me lo vuol dire come va? Ah, come va? Benissimo. Da dove chiami? Chiamo dalla provincia di Bari. Di Bari? Sì. Bene. Allora, vai.
Allora, scelga la squadra. No, no, prima deve chiedere se fosse. Se fosse una città. Milano. Milano. Senza dubbio. Brava. Chi è? Allora, per caso Branieri? Brava! Sei stata bravissima! Gino Branieri, da buono! Complimenti, hai vinto 3 milioni! Grazie! Bravissima! Grazie. Allora, andiamo avanti velocemente. Lina, grazie, sei stata molto brava. Buonissimo. Riprendiamo.